sami. Questo video andremo a analizzare i processi che servono per creare una mappa ad uso turistico di un determinato territorio. Ho fatto già un video questa mattina, ma non è venuto molto bene, come promesso. Adesso ne creo uno specifico e non in diretta. Allora, la mappa in questione praticamente che vogliamo realizzare è relativa a un percorso turistico in provincia di Avellino, quindi siamo in Campania, e come potete vedere abbiamo qui davanti alcuni dati che ho utilizzato come dati di background. In pratica c'è il DTM della regione Campania, ricavato da un clip della DTM dell'ISPRA a 20 metri e che si sovrappone a una hillshade, che è come sappiamo, la carta, diciamo, delle ombre. Questo per fare in modo che ci sia un effetto 3D, che è quello che potete vedere, qui. Ho giocato un po' sulla trasparenza e attivando i vari layer, che non sono altro che vari shapefile, ho potuto sovrapporre quello che è il reticolo ferroviario, la rete stradale, il reticolo idrografico, la presenza di progressivi centri urbani, e in trasparenza ci sono le divisioni i confini amministrativi dei vari comuni. Allora, non interessa andare a realizzare un percorso turistico che si sviluppa su questo shapefile di tipo lineare. Come prima cosa andiamo a ricavarci il DTM dell'area per fare in modo che si abbia un effetto più diciamo carino per adesso, che dopo vi renderete conto di cosa sto parlando. Allora, innanzitutto si procede in questo modo. Effettuiamo una query spaziale, perché vogliamo andare a individuare quali sono i comuni della regione Campania che vengono intersecati dal percorso che abbiamo in evidenza. Sono questi qui che vedete. A questo punto andiamo a vedere qui nell'attributo table. Sono questi qui che vedete, però sarebbe interessante non limitarsi ai soli comuni in cui ricade esattamente questo percorso. Abbiamo detto che è un percorso di tipo turistico, e per cui deselezioniamo e andiamo a effettuare quello che è un buffer a 1 km. Ci selezioniamo quello del percorso e clicchiamo su OK. Io in realtà questo era un processo che già avevo fatto in precedenza, e vediamo un po'. Ecco qui il nostro buffer. Quindi questo è il buffer che si vuole andare a ricreare, che si vuole ricreare, sfrutteremo per andare a selezionare il nostro shape dei comuni. Quindi effettuiamo una query spaziale, attiviamo il layer qui dei comuni. Questo è il nostro buffer, abbiamo detto intersect, apply. Come vedete siamo di più rispetto alla selezione di prima. A questo punto procederemo in questo modo: con save only selected futures,
qui impostiamo il sistema di riferimento che è l'EPSG32633. In browser scegliamo dove vogliamo andare a posizionare questo shape e quindi premiamo ok. Anche questa era un'operazione che già avevo fatto, per cui mi vado a caricare la mia area di interesse. Ecco qui l'area di interesse, spegniamo il buffer, zoom to. Come vedete corrisponde esattamente ai comuni selezionati. Disattivo la selezione. A me interessa però anche avere una. Questi sono un insieme di poligoni, come si può vedere. A me però interessa avere anche un unico poligono per fare delle operazioni che andremo a vedere tra poco. Quindi per fare ciò effettuo un dissolve. Vado a selezionare questo che è lo shape in questione, area interesse. Eccolo qui, dissolve field, dissolve void, scelgo dove deve essere posizionato e vado su ok. E quindi mi si crea il mio poligono selezionato. Io già l'avevo creato precedenza, ed eccolo qui, questo è il mio poligono di selezione. Dunque, a questo punto dobbiamo andare a rendere trasparente la fempitura dei singoli poligoni che compongono lo shape estratto creato dalla selezione sui comuni delle regioni campane e andiamo ad attivargli i label. Ok, in questo modo possiamo andare a visualizzare quali sono i comuni attraversati dal nostro percorso. Quello che vedete sotto attivo è l'intero poligono di tutti i comuni e lo spengo. Dunque questo è il risultato ottenuto fino adesso. Il nostro obiettivo è quello di riprodurre questa mappa qui, in cui è presente il percorso, i vari centri urbani e è presente questo DTM che va, diciamo, a contrastare il DTM di sfondo più tenue. Comunque per fare ciò, tornando a quella che è la nostra area, come prima cosa andiamo a ricopiarci lo style di questo tracciato già terminato in modo molto rapido e veloce per evitare di dover fare operazioni più di una volta. Ora, cosa manca per renderlo simile a quello che abbiamo visto? Innanzitutto il DTM e l'Hillshade. Per realizzare il DTM vado in raster, clip, seleziono il DTM da ritagliare, gli do il path in cui voglio andarlo a salvare, la cartella in cui voglio andare a salvare, come mask layer utilizzo il dissolve che abbiamo creato poco fa. Do l'ok e quindi mi si crea un DTM. Stessa cosa faccio per l'Hillshade, la clip, quindi creo un ritaglio dell'area che mi interessa e anche questa era un'operazione che avevo già fatto e che mi vado a riprendere da qui. 1 e 2.
Ora, come vedete, questo è in scala di grigio, questo è ITM, e per renderlo un po' più realistico andiamo a caricarci una color map già usata in precedenza, che è stata creata in questo modo. Allora, a partire da questo DTM, una volta che ho selezionato quali sono i colori che mi interessavano, ho cliccato su Export Color Map, l'ho posizionato dove mi interessava, gli ho dato il nome e ho cliccato su Salva. Stessa cosa, quindi in questo modo avremo quindi delle personalizzazioni che possiamo sfruttare senza dover delle tematizzazioni che possiamo sfruttare senza doverle ricreare da capo. Quindi andiamo in Properties, ed ecco qui il risultato. Ancora però non è ottimale, e andiamo a dargli una lieve trasparenza, io utilizzo un 20%. Ecco, in questo modo l'abbiamo reso un po' più realistico, e da notare che crea un buon contrasto con il DTM che è al di sotto, questo qui della regione Campania. Ora, il passo successivo è andare a tirarci fuori, mettere in evidenza quelli che sono i centri urbani attraversati o che si trovano in prossimità di questo percorso. E come facciamo? Effettuiamo anche in questo caso un clip. Scelgo lo shape dei centri urbani che abbiamo qui. Come clip layer, come al solito, utilizzeremo l'area di interesse che ci siamo creati prima, quindi di ISO, mi scelgo la destinazione, ok, e via. Stessa cosa faremo per il layer relativo alle ferrovie, alla rete stradale e al reticolo idrografico. Quindi, fatte queste operazioni, otterremo una visualizzazione molto simile a quella che sto per farvi vedere. Io già l'avevo fatto in precedenza, queste operazioni già le avevo fatte in precedenza, per cui ora mi seleziono semplicemente quello che mi interessa. Tanto le operazioni di clip sono molto ma molto immediate, per nulla complesse. Giustamente lui mi chiede il sistema di riferimento per ognuno degli shape che sto importando. L'avrebbe chiesto anche se avessimo creato ex novo questi shape. Facciamo un po' di ordine, l'area di interesse, la posizione qua. Questo buffer non mi serve più, quindi lo elimino e andiamo un attimo per gradi. Allora, i centri urbani li mettiamo qui. Allora, in style io in genere utilizzo questo grigio qui per i centri urbani. Però c'è anche quest'altro un pochino più tenue, no, direi troppo tenue. Questo è leggermente più sfumato, ok. Dunque, questi sono i centri urbani attraversati dal nostro percorso turistico. A questo punto andiamo a personalizzare anche quelle che sono gli altri strati informativi. Partiamo dalle strade e come possiamo dire, l'attribute table dello shape con cui abbiamo generato queste strade, c'è cioè questa seconda etichetta che mi sono andato a creare appositamente, che mi mette in evidenza
soltanto quelle che sono le strade statali e l'autostrada, perché sono le strade di cui voglio far comparire il nome. Il resto delle strade non mi interessa. Ecco, qui alcune non hanno etichetta, altre invece hanno etichette. In base a questo ho anche tematizzato il layer, quindi lo shape, e sfruttiamo la stessa tecnica utilizzata prima per il nostro percorso. Quindi andiamo così in style, copy style, paste style. Ora, in virtù del fatto che io qui ho una trasparenza del 75% e ho copiato lo stile di questo shape, mi ha copiato quindi automaticamente anche, oltre alle personalizzazioni che mi servono, cioè alle categorizzazioni che mi servono, mi ha copiato anche la stessa percentuale di trasparenza, che in questo caso vado ad annullare. Ecco il nostro reticolo stradale. Sistemiamo un po' inserendo i label che mi interessano, quindi quelli su etichetta 2. Stesso discorso per la categorizzazione, si è portato appresso anche la trasparenza sia qui che qui. Quindi disattivo come font size, sì, utilizzo 6. E quindi andiamo un po' a zoomare. E come possiamo vedere sono comparsi i nomi delle strade più importanti, sono superstrade, statali e autostrade. L'autostrada è la 30, eccola qui. Poi, stesso discorso con il reticolato ferroviario. Da ferrovia, style, copy style. Paste style. Come al solito c'è la trasparenza che viene importata automaticamente. Andiamo ad annullarla e facciamo comparire i label. Qui, ad esempio, questo è il tratto di ferrovia, cancello abbinamento. Idrografia, stesso processo. Qui più o meno inizia a prendere forma il nostro percorso, la nostra mappa turistica. C'è un po' di caos relativo ai vari label, iniziamo un po', diciamo, il buon senso. Allora, facciamo vedere questi label da minimo di 60.000. Questo è il label delle strade, ok. Magari gli diamo pure un colore differente. Usiamo Ora siamo a 34.000 e come vedete si
si possono vedere i label delle strade. Se salgo, guardate qui la scala, a 68.000 sono spariti. Questo serve per leggere meglio, diciamo, il nostro strato informativo. Però non mi piace particolarmente come visualizzazione. Proviamo in bianco. Sì, col bianco è un po' più decente. Stessa cosa andremo a fare per il reticolo ferroviario. 60.000. Buffer lo lasciamo così, poniamo un altro colore, ad esempio questo. Plai, stavolta mi sa che il nero è più utile. Ecco qui. Ora siamo a 17.000 circa, allontanandoci 34, 68 ed è sparito il label. Zoom to layer ed è un po' più leggibile in questo modo. A questo punto andiamo a inserire quelli che sono lo start e l'end del nostro percorso. Lo start del nostro percorso è nient'altro che un shapefile puntuale in cui sono presenti giusto due punti, lo start e l'end. È stato precedentemente creato. Start e end con il nome del punto di partenza e il nome del punto finale. Di renderlo un po' più grande rispetto al resto, visto che sono le informazioni che ci interessano. E mettiamolo più in evidenza. Troppo scuro, senza dubbio questo è quello più leggibile come fonte. Oh, per questo possiamo vedere anche come possiamo disporre il label. Qui praticamente ci dice che è posizionato sopra il nostro punto. Cliccando qui in basso si sposterà appunto in basso. Spegniamo un po' di cose. Ecco qui, si sposterà in basso. Se clicco qui si sposterà in alto a destra. E posso anche dargli, ad esempio, un offset lungo Y. Quando questo non mi interessa, vado a posizionarlo qui, apply, ok. E in ultimo andiamo a categorizzare i due punti. Diciamo che lo start sarà verde, sì, si vede qui bene, 4.
e voglio dargli un effetto raggiera. Questo per quanto riguarda lo stacco. Stessa cosa andiamo a fare per LED. Magari facciamo scendere di poco il label, andiamo di un offset 5 pixel, vediamo che succede. Sì, direi che va più che bene. Facciamo uno zoom sulla nostra area di interesse. Questi sono i comuni, ferrovie, l'idrografia e le strade che sono già attivate. A questo punto abbiamo praticamente realizzato questa che è la nostra mappa, che può essere appunto quella di un percorso ad esempio cicloturistico che di tipo religioso è collegato a questi due santuari, e possiamo quindi andare o a esportare il questo progetto per rendere utilizzabile con QGIS da qualcun altro, quindi creando, se base un progetto io già l'avevo creato, quindi ci copiamo poi la cartella su una penna o utilizziamo Google Drive, mandiamo via mail, insomma cerchiamo il modo che più ci aggrada per distribuirla, oppure possiamo salvarle, possiamo dare il tutto come immagine. Ad esempio possiamo metterla qui e andiamo a vedere la nostra immagine. Lui ci tira fuori anche il PNGV per con le indicazioni relative alla proiezione, oppure in alternativa possiamo anche andare a creare una composizione di stampa che non verrà, diciamo, indagata in questo caso, oppure ancora potremmo andare a realizzare una web map grazie al plugin QGIS to diff. Per questo vi consiglio di andare a vedere i video di PJ Walker. E oppure c'è quest'altro plugin che è anche abbastanza simpatico, che consente di realizzare una mappa tridimensionale, cioè a massima risoluzione. Non mi metto molto a spiegare le varie impostazioni di questo plugin, magari verrà fatto un video più di là. Scrivi, sperando che non crashi nulla, ed eccola qui la nostra mappa tridimensionale dell'area in esame. Detto questo, vi saluto e alla prossima.